deve essere per me. Ammetto che quello ci rimette l'occhio. È stato bello. No, adesso. Il comandante della guarnigione regionale recluterà nuovi membri delle forze armate papali. Non ho mai visto nulla di simile. Che buffone. Benvenuto alla rosa in fiore, straniero. Salve. Ti dispiacerebbe chiamarmi la proprietaria? Madonna Solari non è in casa. Sai dove si trovi? Aiuto! Aiuto! Madonna Solari! Lucia! Pensavamo che te ne fosse andata. Ci hanno fatto salire su una barca. A me mi ha lasciata libera, ma lei... Chi vi ha fatto salire a bordo? Mercanti di schiavi, messere, vicino all'isola Tiberina. Vogliono soldi in cambio della sua vita. Ve la riporterò qui. Sei qui per la puttana! Aiutatemi! Ho i tuoi soldi. Lasciala andare. No! Prenditela con Cesare! Thank you.
una faccia nota. Vuoi andarti? Saluta. Madre, sorella. Ezio, Ser Machiavelli ha detto che potevamo trovarti qui. Che cosa fate a Roma? Firenze è stata attaccata. No, o meglio, non lo so. Non siamo andate a Firenze. Perché? Ezio, vogliamo aiutarti. Io stavo cercando di aiutare voi mandandovi a Firenze. Dov'è Madonna Solari? È morta. Buon Dio. E adesso ci toccherà chiudere. Non potete chiudere. Mi serve il vostro aiuto. Ah, messere, senza una matrona esperta siamo spacciate. Ci sono io. Questo non è posto per te, Claudia. So come gestire un'attività. Ho seguito gli affari dello zio per anni. Questa è tutt'altra cosa. Quali alternative potresti avere, Ezio? Se lo fai, Claudia, dovrai cavartela da sola. Per 20 anni me la sono cavata da sola. Sta bene. Voglio ristrutturare il bordello. Questo posto è una stamberga. Inoltre voglio che le tue cortigiane trovino Caterina Sforza. Puoi contare su di noi. Come stanno andando le cose? Oh, davvero impressionante. Spericolato, però. Sono veramente inutili. Devo fare tutto da... solo. Bel lavoro. Arrivederci. Benvenuto alla Rosa in Fiore. Come puoi vedere, siamo il bordello più popolare di Roma. Ho investito bene il mio denaro. Ecco una lista delle arti imparate dalle mie ragazze. Non gli hai insegnato molto. Sapresti fare di meglio? Senza alcun dubbio. Ezio, i Borgia continuano a tormentare le ragazze di Claudia. Ci sono diversi modi in cui potresti aiutarle. Vedrò di tenerlo a mente. C'è dell'altro? No. Ezio. Hai notizie di Caterina? La stiamo cercando. Bene. Quando saprai dov'è, vieni a dirmelo all'isola Tiberina.
Ezio. Volpe, mi sorprende vederti. Come mai bussi alla mia porta? Aspetta, conosco già la risposta. Come sempre. Vuoi che metta le mie spie al tuo servizio? Lavora per me. E aiutare Machiavelli? No, grazie. Quell'uomo ha tradito il nostro ordine. Gravissima accusa da parte di un ladro. Quali prove hai? È stato ambasciatore presso la corte papale e ha viaggiato come ospite personale di Cesare. E so anche che ti ha abbandonato poco prima dell'attacco alla villa. Machiavelli può anche non piacere a tutti, ma è un assassino, non un traditore. Non ne sarei così convinto. Ah, stai incontrando qualcuno a Trastevere proprio adesso. Vuoi accompagnarmi? Fammi strada. Cosa fai? Prego di notare che l'indulgenza per il peccato di adulterio è stata criticata, poiché in un recente consenso i cardinali hanno creduto che le parti saliste incoraggiate le scienze del popolo. I morti la stanno stuprando, dovremmo applicare. Allora, che cosa ne pensi? Aiuto! Volpe! Mio figlio Claudio è stato ferito! Stanno per sparargli! Io uccido questi! Va! Pensa agli altri! Non lasciarlo scappare! No! Non è più tempo cercando! Adesso basta! Stai morto! Nasconditi dalle guardie. Non posso! Mi uccideranno! Sta attento, fa come me. Dietro di me. Mendico da mesi ormai. Faccio la fila davanti alla chiesa di Nostro Signore. Sono un prostituto. Porchetta, pesce alla griglia. E non mangio altro che pane, pane e pane. Thank you.
Quegli squali dei toscani sarebbero capaci di venderti sangue.